Ed eccoci ancora insieme, con me c'è Tania Berto, che ovviamente è maestra di ballo e direttrice tecnica della Royal Dance di Montegrotto. Buongiorno a tutti, Buongiorno e benvenuta buongiorno. con noi. Grazie mille, Una grazie. bellissima carriera agonistica, una passione per il lavoro che è continuata nella scuola di ballo e da poco mi stava raccontando, è diventata mamma per la Grazie. seconda volta, quindi tante esperienze di vita che si sono completate e che sono Certo. state raccontate intorno a una pista da ballo sostanzialmente. È vero, io tutta la vita che so che ballo, da quando ero bambina, da quando avevo 9 anni che ho cominciato e continuo a farlo anche adesso, non in veste di competitrice, però in veste di insegnante, sono sempre in questo mondo che è la mia vita. Infatti, Quasi quasi, più di qualsiasi altro posto si sente a casa quando eri una pista da ballo. mi sento molto bene. Fuori dalla pista e dentro la pista, come cambia Tania Berto? Oddio, allora mi dicono che come insegnante sono piuttosto severa o Abbiamo comunque, sentito qualche infatti, voce prima, un uccellino che. diciamo che pretendo molto e a Ed è me, giusto che ed è sia giusto che così. sia così, come è giusto che i nostri insegnanti, i miei e di Roberto, abbiano voluto molto da noi. Io, se fossi un'allieva, vorrei che il mio insegnante desiderasse molto da me. E quindi pretendo, se il gesto atletico non è svolto nel migliore dei modi, cerco di farglielo ripetere e ripetere ancora e ripetere ancora, finché non sono Assolutamente. soddisfatta. Ma è giusto che sia così. Credo che alla fine molti avranno detto grazie di Sì, questo. all'inizio magari dicono ancora, ancora ripetere, però poi mi ringraziano. Sono tutte Poi persone. capiscono che quella è la strada, Esatto, sostanzialmente. esatto, esatto. Allora, diciamo che dai primi passi fino alla Coppa del Mondo è un percorso molto complicato, magari molti non se la sentono di affrontarlo in questi termini, perché abbiamo sentito richiede una dedizione quasi totale. Però è anche giusto che si aspiri a diventare campioni. Ci sono ancora tra i giovanotti ragazzi che hanno voglia di fare questo percorso? Questo sicuramente, e mi auguro che sia così per sempre questo. Anzi, a dire la verità, adesso i ragazzi di oggi vogliono molto e lo vogliono anche subito. Questo è un po' da fargli capire che per ottenere dei buoni risultati o comunque dei risultati ci vuole molta pazienza e molto tempo. I talenti che bruciano le tappe in poco tempo ce ne sono pochi. Chi ha passione per questo sport deve dedicarci molto tempo e molta attenzione. Se le capacità ci sono, le doti ci sono, i risultati arriveranno, questo è sicuro. Ma ci sono delle nazioni, prima l'ho chiesto a uno dei ragazzi, delle nazioni che magari hanno una tradizione, penso che noi abbiamo una bellissima tradizione Sì, in questo molto, sì. Certo. ambito e quindi possiamo dire una parola in piazza, come si dice, però ci sono altri competitor che magari sono temibili, ai quali anche voi maestri guardate con Sì. attenzione nel preparare i nostri ragazzi. Allora, anni fa la nazione più forte in assoluto era l'Inghilterra, da cui sono nati i più famosi campioni e da cui noi siamo andati a scuola per imparare. Poi l'Italia ha avuto il sopravvento perché siamo stati fortissimi negli anni 80-90, siamo stati fortissimi. Dopo devo dire che Russia e Cina ultimamente, con il gran numero di competitori e l'alta qualità, ci sta un po' coprendo in questi ultimi anni. Soprattutto i cinesi in questo ultimo periodo. Ma e loro hanno una tradizione in questo senso o Allora, è proprio nuovo per loro questo? esatto, relativamente nuovo, perché noi maestri italiani e maestri inglesi siamo andati ad insegnare in Cina le nostre capacità, le nostre qualità e quindi loro hanno appreso benissimo. Naturalmente sono venuti fuori negli ultimi anni. Questo Però noi possiamo sempre ingranare quella famosa marcia. è sicuro, questo è sicuro. Che bella questa foto, non so se la regia riesce a farla vedere. Stavamo vedendo delle foto del sito Sì. di Tania Berto e Roberto Regnoli, foto della carriera. Ecco, Sì. voi avete vinto la Coppa del Mondo, poi avete deciso di lasciare. Perché? Sì. E adesso basta, non è più possibile vedervi in nessuna esibizione. No, dunque adesso abbiamo a livello di esibizioni e competizioni noi abbiamo smesso perché, come le dicevo prima, abbiamo deciso di mettere su famiglia. Cosa che avevamo fatto in modo separato dalla carriera. Ci sono degli atleti che riescono ad avere una famiglia e continuare a competere. Noi abbiamo deciso di fare
di separare le due carriere, diciamo così. Senta, ma quando litigavate, come facevate a ballare insieme? Cosa succedeva in pista? Si faceva pace? Beh, sotto i riflettori. Bravissima, sotto i riflettori. Di solito le liti avvenivano a casa, diciamo così, nella nostra scuola, non a casa, no, non fra le mura domestiche, intendo dire fra le mura della nostra scuola, nel palazzetto in cui ci allenavamo, perché comunque c'è sempre un po' di competizione fra, anche se non dovrebbe essere così, però fra l'uomo e donna c'è sempre un po' di competizione. Ecco, su questo aspetto vorrei approfondire un attimo, perché per tutta la puntata abbiamo detto l'uomo guida, la donna segue, però anche la donna ha un ruolo importante. Questo è sicuro. E com'è che si fa capire? Perché noi sappiamo che siamo maestre nel far finta che gli altri comandino, ma poi anche a far fare tutto quello che vogliamo. È così anche nel ballo. Dunque, il ballo effettivamente è ancora un po' maschilista, mi sia passato il termine, perché è vero che la dama, la brava dama, deve saper ricevere le informazioni dal cavaliere ed eseguirle in maniera corretta. Sì. Dunque le informazioni dovrebbero essere anche precise, perché bisogna dire anche questo. E quindi sarebbe che nasce il conflitto. Esatto, esatto. Se l'atleta, la ballerina è consapevole di come dovrebbero arrivare le informazioni, qualche volta diciamo che gentilmente dovrebbe chiedere al suo cavaliere di essere un po' più chiaro nelle informazioni. E dopo la dama sarà piacevolmente serena e disponibile per poter eseguire queste informazioni nel miglior modo. Però la cosa bella del ballo è anche che alla fine l'uomo fa tutto questo per far esprimere al meglio la donna e farla risaltare, perché il vero fiore che sboccia all'interno della pista è alla fine la dama. Questo è verissimo, sì. È vero, si dice che quando c'è una brava dama in pista è, diciamo, tutto merito del cavaliere, perché è verissimo, nelle danze standard, soprattutto quelle in cui siamo noi specializzati, devo dire la verità, il cavaliere ha un valore, diciamo, in più, perché se è bravo il cavaliere allora la coppia funziona, questo è sicuro. Naturalmente ai livelli più alto il livello, più ecco le percentuali si egualizzano, diciamo, però all'inizio se il cavaliere avrà una importanza, diciamo così, se è bravo, del 70%, quindi è molto più importante che il cavaliere sia più bravo, ecco, che sia bravo a condurre, a guidare la coppia. Da quando lei ha cominciato a danzare fino alle ultime competizioni, com'è cambiata la danza standard? È rimasta uguale a se stessa o si sono aggiunti vari ingredienti più di difficoltà? È una bellissima domanda, perché questo è cambiata tantissimo. Io ballo da, ripeto, 9 anni, sono 26 anni che ballo e dunque, come tutto nel mondo ha aumentato la velocità, come nella tecnologia, nelle macchine, in tutto è aumentata la velocità, anche nel ballo è così. Ah, sì. Anche come nell'atletica, come in altri sport. Assolutamente. Esatto. Aumenta la prestanza fisica, quindi le evoluzioni sono maggiori, la velocità è maggiore, lo sforzo è maggiore. Una volta era più un ballo, ripeto, posso dire più rivolto verso l'artistica, ecco, la parte artistica di questo sport, mentre adesso è più la parte sportiva, la parte sì, atletica, sì, fisica, della preparazione fisica. Infatti di solito ora, per avere dei buoni risultati all'allenamento, allo studio, a casa, della disciplina, di solito viene abbinato un allenamento in palestra, come può essere una buona corsa, oppure pesistica, resistenza fisica, perché gli sforzi sono elevati. Beh, speriamo che non arriviate ad avere anche voi problemi di doping come altre discipline. Ci sono anche da voi. È successo purtroppo, ma insomma, in rarissimi casi. Ecco, speriamo che rimanga una cosa limitata a bassissime percentuali. Sì. Penso che molti ragazzi saranno attirati anche appunto da questo aspetto della competizione, della disciplina sportiva in senso stretto. Molte ragazze saranno attratte anche da questi abiti spettacolari, dal fatto di trasformarsi in principesse, almeno nel momento dell'esibizione. È un aspetto, un ingrediente bello, è stata una bella favola quella che ha vissuto lei e quella che fa vivere anche i ragazzi. Certo, ricordo con molto piacere i miei primi vestiti, quelli da bambina, quindi
E all'epoca andavano di moda dei vestiti larghissimi, sembravano dei tutù come quelli di danza classica. Delle ballerine classiche. Molto larghi, con tantissimi volant sotto, più corti di quelli che si possono vedere adesso magari nel video. Più corti e molto più larghi. E i primi abiti mi ricordo che me li ricamava mia madre, perché era brava a ricamare, e comunque erano veramente, come mi sentivo come una principessa, con queste scarpine da ballo. Appare come una principessa, sì, sì. Ci sono delle foto qui spettacolari che la mostrano. E poi anche in questo campo la moda cambia, i vestiti si sono allungati, si sono ristretti, poi sono venute fuori tessuti favolosi, pieni di brillantini, di strass, luccicanti di tutti i colori. Giusto, il vestito giusto fa anche l'esibizione giusta. Beh, certo, questo è sicuro. Soprattutto, di solito gli abiti vengono fatti su misura, in base alla propria persona, al proprio colore dei capelli, perché no, alla propria carnagione. Non tutti i colori degli abiti stanno bene sul nostro corpo, sulla nostra persona. Però e poi cambiano anche a seconda del ballo. Ovviamente, adesso che noi siamo diventati quasi tutti esperti, perché ci sono anche trasmissioni televisive, li vediamo che si cambiano d'abito ogni secondo. Vero. Sì, in una competizione di ballo di solito si indossa di solito un abito per tutta la durata, al massimo casomai si può cambiare nella fase finale, quindi nei primi, se hai la fortuna e la bravura di entrare fra i primi sei. Quindi bisogna sceglierlo bene, perché devono risaltare anche l'abito, deve poter far risaltare i movimenti, i passi, certo. Le gambe, far apprezzare anche i gesti. Certo, poi se c'è una persona che ha una figura un po' più snella, che è un pochettino più robusta, certo. L'abito dice moltissimo, non tutto ma molto. Ecco, la cosa bella è che noi abbiamo parlato tanto questa mattina anche delle vostre prestazioni agonistiche, però la cosa bella è che anche iniziando da grandi, da adulti, si può assolutamente ballare, certo. Bene, magari avere anche qualche soddisfazione agonistica. Certo, come no, dipende sempre da quello che uno desidera ottenere. Ovviamente un conto è allenare e crescere un corpo di un bambino, di una bambina. Ma magari uno, non so, ha mal di schiena o ha qualche problema, sì. Queste cose qui, dice no, ma io non, no, perché ho questo, perché ho quello. Questo invece ha ragione, mi succede spesso che dopo vengono, queste coppie che conosciamo, vengono a lezione e mi dicono, ma guarda, prima di partire avevo un sacco di mal di testa, oppure avevo male la schiena, avevo male la gamba, sono venuta qua e mi sento meglio, perché il ballo scatena delle reazioni, mette in moto tutte le endorfine nel nostro corpo che ci fanno sentire meglio, e per quell'ora e mezza di ballo sarà il movimento, sarà l'atmosfera, sarà la musica, ti fa dimenticare magari qualche piccolo acciacco, qualche piccolo doloretto. Prima diceva suo marito Roberto Regnoli che sono spesso gli uomini a diventare più appassionati e a portare anche le compagne, le mogli a ballare. È vero, è vero. All'inizio magari non tutti, non tutti, qualcuno un po' più reticente tira un po' indietro, perché magari a volte si pensa, oh, il ballo non è cosa per noi, è più una cosa da donne, una cosa più femminile. Poi cominciano, entrano in questo mondo, cominciano a capire che gli piace, che è una bellissima cosa, e anzi alla fine diventano loro più esigenti, e vorrei quasi dire anche un po' più brontoloni. qualche volta sì. Ma è un tipo di passione costosa? Anche questo dipende molto da che cosa uno desidera ottenere. Per puro piacere, per il puro divertimento, lo star bene, è costoso come poter andare in palestra o andare a fare acqua gym o qualsiasi altro tipo di attività. Attività sportiva. Se uno si appassiona e desidera farlo più spesso o alzare un po' il livello, allora bisogna cominciare a fare qualche lezione privata, degli allenamenti in più, perché no, partecipare a delle competizioni in cui ovviamente c'è un costo di iscrizione, ci sono costi per comprarsi gli abiti, il frac del cavaliere, le calzature, i capelli della dama, insomma, il trucco. Comincia a diventare un po' più impegnativo da questo punto, certo. Di vista, ma poi ci sono dei premi anche economici a queste competizioni, a volte sì. Che compensa? A volte. A volte sì, ma di solito il premio più bello è la soddisfazione. È la vittoria. Questa è la soddisfazione. Che non sempre può essere la vittoria, c'è chi ha una buona soddisfazione per passare il primo turno, chi ha soddisfazione nell'arrivare in finale, dipende sempre dal livello della coppia.
Prima scherzando gli ho chiesto, ma se avesse dovuto scegliere tra l'amore e il ballo, cosa avrebbe dovuto potuto? Ho detto, non mi ha voluto rispondere su questo argomento. No, non posso scindere le due cose, perché il ballo ha portato me la fortuna di conoscere mio marito, che è la mia vita, assieme alle mie bambine, e quindi non potrei dire una cosa escluda quell'altra. E il ballo per me è la mia passione, il mio amore è anche questo, non posso dir di no, perché io ho la fortuna di poter fare una professione che ho scelto e che adoro, perché mi piace moltissimo fare quello che faccio, quindi sono fortunatissima sotto vari aspetti. Ecco, perché attorno a questo sport, come per ogni sport, esiste anche una questione economica, no? Esistono le aziende che si occupano di, certo, prodotti per il ballo, e esistono le scuole di ballo, certo, quindi esiste anche un'economia del ballo. Sì, c'è un mondo dietro incredibile. E ripeto, ancora negli ultimi anni si è evoluto ancora di più rispetto ad anni passati, in cui le aziende erano meno e avevano molta più clientela. Come in tutto, adesso la concorrenza si è alzata. Ci sono molte più scuole di ballo, molte più atelier che possono vestire sia la dama che il cavaliere, molti di più. E le calzature da ballo, mamma mia, che sono essenziali, perché senza di quelle veramente non si può ballare. Anche perché il pavimento delle scuole di ballo è tutto in parquet, nelle scuole di ballo di buona qualità, voglio dire. Quindi le calzature sono di un certo materiale, sotto con del bufalo, si chiama bufalo sotto, che serve per non scivolare o per non rigare il pavimento. Ci sono, cosa che è uscita da pochi anni, vorrei dire, parrucchiere che si occupano solo di pettinature da ballo, che devono essere particolari, perché i capelli devono essere assolutamente raccolti, non devono muoversi mentre si eseguono i movimenti di i passi di danza. Ma è qui nel nostro territorio c'è tutto questo? Sì, moltissimo, sì. Di Padova, per esempio, noi abbiamo due aziende. Per dire, il nord-est è una zona che ama il ballo, che segue il ballo, cioè, c'è passione nel nord-est ancora, sì? Sì, e molti campioni, devo dire questo. Perché se c'è un'economia vuol dire che c'è anche clientela, sì, passione. Sì, è verissimo, sia, ripeto, a livello sociale, perché le balere sono piene, le sagre sono piene di gente che va a ballare, questo è favoloso. E poi il Veneto soprattutto ha sfornato dei grandissimi campioni, che sono stati, devo dire, ho avuto l'onore anche di averli come nostri insegnanti. Quindi questo è da ricordare assolutamente. Quindi Veneto, vogliamo fare i nomi di questi campioni, perché io non sono esperta di questa materia. Beh, io lo dico, siamo stati allievi di Augusto Schiavo e Caterina Argenton, quindi sentite i cognomi, sono veronesi, ecco, quindi sono nostri insegnanti e sono stati campioni mondiali ai massimi livelli nelle competizioni più importanti al mondo. Attualmente chi stiamo esprimendo? Stiamo esprimendo dei campioni o abbiamo l'ambizione di raggiungere in qualche tempo qualche medaglia? Nel Veneto? Nel Veneto ci sono degli atleti che stanno facendo questa strada verso le medaglie più ambite. Sì, abbiamo avuto un altro campione che è sempre Veneto, che si chiama Paolo Bosco, che è stato campione del mondo anche lui, però adesso si è ritirato anche lui dalle competizioni. Ci sono promesse da voi a scuola o in altre scuole venete? Dunque, per arrivare a quei livelli, devo essere sincera, da noi no. Però ci sono coppie che hanno ottimi risultati a livello nazionale. Noi abbiamo avuto nella nostra scuola il piacere e l'onore di avere campioni italiani. Sì. Anche i genitori di Roberto. Ah sì? Sì, Giorgio e Ivana sono stati campioni italiani, naturalmente nella loro categoria, perché, certo, ci sono varie categorie di età. E abbiamo capito che loro invece hanno iniziato già da grandi. Loro già da grandi, sì, infatti hanno cominciato più da grandi, quando ormai erano sposati, quando ormai Roberto era nato, e poi pian piano vede la passione, i genitori hanno portato il loro figlio a scuola di ballo e poi Roberto ha cominciato con altre ballerine all'inizio. Lo consiglierebbe alle ragazze di andare a scuola di ballo? Perché sì, abbiamo sentito che anche dal punto di vista del portamento, poi del... Questo è sicuro. E poi devo dire che se si possa avere la fortuna di entrare in questo mondo, c'è la possibilità veramente di girare il mondo, perché noi abbiamo fatto competizioni in tutto il mondo e con la scusa di partecipare a queste competizioni abbiamo avuto modo di
osservare, di visitare, di vedere molte parti dell'Europa, dell'America, dell'Asia, veramente, veramente. Una bella avventura. Molto, molto, che ci ha fatto crescere molto. Grazie, è stata anche per noi questa mattina una bella avventura. Grazie a conoscervi a lei. E approfondire questo aspetto che coinvolge tante persone. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Appertutto. E noi ci vediamo invece normalmente con la programmazione di 7 in punto, poi con le edizioni del telegiornale. Grazie ancora a Tania Berto e alla sua scuola. Grazie a lei. E arrivederci a tutti.